Una corsa di 100 km al Delta del Po, una gara esclusiva con soltanto 50 partecipanti ma senza l'assillo del tempo, una scarpa super veloce che voglio testare sulla spiaggia per capire l'instabilità della scarpa stessa, l'ultima gara di una carriera leggendaria di Marco Olmo, questa è l'epica dell'acqua, ma come al solito partiamo dall'inizio. Sabato pomeriggio siamo a un evento che si preannuncia molto interessante vicino a Rovigo, dove comunque domani correremo 30 km, 29 e correrò con una scarpa super veloce, ma adesso vado a bermi un aperitivo. Siamo comunque al rifugio dell'isola di Albarella, oggi mi sa che non si corre, anche se in realtà ho corso stamattina 30 km perché domani vorrei provare a correre forte con una nuova scarpa, però devo ancora analizzare il percorso e poi vediamo un attimo come comportarci. Ho sia il nuovo anello con il quale correrò, sia soprattutto il sensore di glucosio che utilizzerò nei prossimi giorni e soprattutto a una gara al campionato italiano, quindi devo capire come il mio corpo si abitua all'utilizzo o alla mancanza di utilizzo dei gel e in più in generale dei carboidrati. Un po' diverso da Courmayeur. Cavolo! Ma sei pronta per domani? Prontissima, sempre. Non vedo l'ora. Adesso verifico cosa sia esattamente questa Epica dell'Acqua chiedendolo a, ovviamente, chi l'ha organizzata. Epica dell'Acqua è una corsa nella natura, dove ci si può immergere con se stessi e pensare solo a natura e la propria interiorità. Si dovrebbe correre l'epica dell'acqua perché non si hanno ansie da prestazioni sul cronometro, non si è interessati al tempo, ma magari si preferisce correre respirando profondamente, guardandosi intorno e attraversare delle zone umide, la più grande zona umida d'Italia, che è il delta del fiume Po. Anche perché non c'è nessun dislivello, se non qualche ponte, quindi è molto semplice. Ci sono strade bianche, ci sono valli, ci sono spiagge, ci sono pinete e ci sono degli ambienti che in certe occasioni sono aperte, come questo in autunno, e che difficilmente, molto raramente, è possibile visitare liberamente, tipo le valli da caccia e da pesca. Devo chiedere informazioni del percorso perché comunque ho capito che il 15% è sulla sabbia. Io ho le scarpe altissime con doppia piastra in fibra di carbonio, direi che forse non è stata la scelta migliore. Albarella, via delle Valli Nord, le Valli di Rosolina, lungo l'Adige fino alla foce, si rientra poi per la Pineta, un pezzo di spiaggia per arrivare al Giardino Botanico. E invece è tutto asfalto? No, abbiamo solo la via delle Valli che è asfalto, tutto il resto invece è strada bianca e sabbia. Mi sa che faccio ancora in tempo a cambiare le scarpe, però secondo me l'esperimento delle scarpe con doppia piastra in fibra di carbonio su una corsa così lunga penso che ne valga la pena. Il Delta del Po Veneto è comunque super interessante perché rappresenta secondo me un'immersione nella natura e forse immersione interiore. Ho visto che ci saranno soltanto 50 partecipanti domani, cercheremo di filmarlo al meglio. Adesso però è il momento di andare in hotel. Siamo arrivati all'isola di Albarella, adesso vado a prendere la camera e poi capiamo cosa fare. Ci sarà lo spettacolo di Marco Olmo, interessantissimo. Un microsonno, Marco, un microsonno. Ecco qua. Grazie. Ah, prego. Mi hanno pure dato una cartina e ho visto subito che domani mattina, prima della gara, potrei comunque fare il riscaldamento qui, che secondo me potrebbe essere una soluzione ideale, soprattutto perché non mi piace, visto la contrattura a Berlino, non mi piace partire senza riscaldarmi. Wow, assolutamente molto spazioso, si potrà fare stretching attivo isolato domani mattina, però adesso vado effettivamente a vedere lo spettacolo di Marco Olmo. Le scarpe alla frontiera algerina, quando sei al check-in per imbarcare e ripartire, non solo è vietato portare con sé certi oggetti da turisti come souvenir dalla forma appuntita, ma pure la sabbia è vietata. Domenica mattina, isola di Albarella, sto andando a prendere la colazione e boh, fa freschino, però comunque mi immagino che la situazione migliorerà nei prossimi minuti. Adesso vediamo un attimo cosa ci danno da colazione. Allora, colazione? Ma ci siamo oggi. Da organizzatore della corsa a meteorologo
gestore del banchetto per la colazione. Il caffè comunque lo facciamo doppio perché abbiamo dormito poco, abbiamo visto lo spettacolo ieri sera, quindi così. Stiamo finalmente andando alla partenza, però chiaramente siamo sull'isola e quindi ora andremo con un pulmino e tra pochi minuti poi iniziamo a fare il riscaldamento. Marco, sei pronto per l'ultima gara? Spero non sia l'ultimo, comunque la mia previsione era di correre fino al 75, fare tre quarti di secolo, quindi adesso sarei già fuori e vedremo un po', magari l'anno prossimo qualcosina di leggero lo faccio ancora, ma veramente su 10 km, dove non è molto impegnativo, perché invecchiando si corre malissimo, corre rigido, quando mi vedo nei filmati mi spavento, non devo più correre. Siamo alla partenza, tra pochi minuti si parte, abbiamo avuto un trattamento VIP, siamo stati scortati fino alla partenza, tutto davvero interessante, qua si sta benissimo, la temperatura è eccezionale, adesso proviamo le scarpe. Manu, sei pronta? Sì, volevo dirti che mi piace tanto il mio pettorale con scritto Manuela, bravo, fallo vedere che è molto carino. Ma sei la più fashion di tutto il team qua. Una poser io. Sembro, no? Una professionista. Ma in realtà... Mancano solo 5 minuti e la situazione è abbastanza easy. Sono tutti in chat e si stanno divertendo. Poi vediamo un attimo come andrà a finire. Adesso io userò le mappe perché penso che correrò da solo e di conseguenza devo assicurarmi di non sbagliare strada. 4, 3, 2, 1. Davvero interessante correre così. Chiaramente è una passeggiata, però adesso faccio un po' di corsa più veloce, dai. Molto gestibile. Temperatura perfetta per correre. Le ultime gare le ho fatte con tantissima gente. Oggi avevo davvero bisogno di correre con me stesso e quindi qua secondo me è molto adatto, anche perché comunque poi alla fine la corsa è sempre un'analisi interiore. Sto andando a 3:50, 3:55, nulla di che, soprattutto so che non devo stare attento al traffico se non al 13° chilometro. Tre sono le novità di oggi, comunque a parte la scarpa, il sensore del glucosio che sto utilizzando da qualche giorno. Purtroppo le nuove versioni dei Garmin non hanno il collegamento ancora, spero che lo metteranno, altrimenti venderò uno dei Garmin un po' più vecchi tra virgolette. Comunque la glicemia è assolutamente stabile, adesso vediamo pure se fare anche dei ristori oppure no. Strada asfaltata, direi scarpa promossa, non è nemmeno così instabile invece come il primo modello. Il Garmin poi mi aveva detto di riposare, ma sto correndo a 3:50 abbastanza easy. In realtà comunque ieri ho già fatto un lungo di 30 km, quindi non devo nemmeno esagerare più di tanto, però ci sta a fare il doppio lungo per chi volesse poi in effetti non avere una crisi nella seconda parte della maratona. Questo potrebbe essere un'opzione, but don't try at home se non siete allenati. Ma ha detto Daniela che se non mi fermava al ristoro non mi invitava più e quindi adesso mi beviamo un po' d'acqua e poi ripartiamo. I volontari sono gentilissimi, mi sono limitato a bere un po' d'acqua. Hanno tutto comunque, se volessi potrei prendere altre cose, ma riprendo a correre, dai. Occhio che passano le macchine. La corsa adesso è un attimo più complessa perché è tutta pista bianca, si corre di fianco all'argine, l'instabilità inizia a farsi sentire di questa scarpa, però comunque dai, no problem, sto correndo easy per il piacere di farlo. Si torna, ahimè, sullo sterrato. Era una bella sensazione tornare a correre un po' più forte. Vabbè, che sterrato sia. No dai, è stupendo, però l'unico problema è che si corre
su un misto pista bianca, sabbia, scarpa di 5 mm. Voglio andare forte, ma non ci riesco. E però comunque è davvero interessante. Ci stiamo avvicinando sempre di più all'arrivo. È molto rapido. Sono passati 19 km, 1 ora e 12. Ora si entra in pineta, arrivano tutti i moscerini, mentre invece correre è ritornato facile, anche perché si preannunciava pioggia, ma non c'è per nulla pioggia, anzi sta uscendo un timido sole. Per la serie proviamo a correre forte in pineta, ma soprattutto filmando e guardando per terra, non, le cose non sono compatibili, però direi che comunque è davvero piacevole. Mezza passata in 1 ora e 20 giusti, e adesso continuo a correre in pineta. Ho preso una piccola storta, che comunque niente di che, ma normale con tutti questi cambi di direzione, gli aghi di pino e la scarpa molto alta. Si torna in strada, i cartelli sono davvero ben messi, la traccia Garmin mi indica dove andare, ma non l'ho praticamente guardato il Garmin, altrimenti mi sarei fatto ossessionare da tante cose. Sarebbe, secondo me, stato bello poter valutare online il glicogeno, così magari se si fosse abbassato di troppo avrei preso qualcosa, ma dopo lo guardiamo. Siamo ora sulla ciclabile, cavoli, metà ottobre, sembra di essere molto più a sud, invece siamo nel profondo nord. Non dico che mi butterei a fare il bagno, però si sta molto bene e soprattutto si corre bene a questa velocità. Stiamo andando 3,45 e anche a queste temperature. Correre 3,53 sulle sabbie mobili con scarpa alta e soprattutto con la mitica sabbia non lo consiglio, però invece andando più piano secondo me è anche divertente. È un po' dura così, onestamente mi godo il paesaggio perché non si riesce a correre più. Siamo praticamente all'arrivo, mancano 500 metri, il pezzo di sabbia mi ha distrutto, mi ha tolto tutto il ritmo, però adesso non vedo l'ora di mangiarmi qualcosa al traguardo. Vati, molto carino, davvero una gara eccezionale che raccomando a tutti. Ovvio, il pezzo nella spiaggia vi consiglio di portarvi delle scarpe stabili, ma per il resto divertimento allo stato puro. Ah, la medaglia! Certo! Grazie! Il primo traguardo, il traguardo della prima tappa, della terza tappa della prima edizione dell'Epica dell'Acqua. Grazie Alberto per aver organizzato questa cosa. Complimenti. Un evento eccezionale, epico. Epico, grazie. Vado a bermi qualcosa, in realtà non è che abbia sudato più di tanto, però fa sempre bene. Com'è andata? Benissimo. L'organizzazione? Bellissima, ci siamo divertiti un bel po'. Siamo davvero felici di avervi avuto qui. Sì. Ma siete stati bravi, perché comunque io non ho sbagliato strada e sono veramente incapace. Allora è merito del nostro Andrea Gatta. È lui il nostro tecnico. Due cose che non possono mancare al podista amatore sono il coffee e l'acqua. Io la prendo gasata perché, diciamo, è l'unico vizio che ho. Vado a darmi una sciacquata perché la quantità di moscerini che ho preso in faccia durante questa corsa ha battuto la mia velocità e quindi non sono più molto presentabile. Com'è andata la gara? Benissimo, bellissimo. Stupenda, davvero. Meditativa, e ci voleva anche un po' di pianura che noi a Genova non ce l'abbiamo, quindi stava proprio bene. Bello. Te com'è andata? Andata bene. Bene. Ah, bellissimo. Bello, che meraviglia. Stupendo. Niente, questo è il mio tipo di corsa, te lo dico. Io voglio solo fare queste corse adesso. Com'è andata la gara? Non ho neanche guardato l'orologio. Capisci che bello? Oh, Paolino! Ma siete arrivati assieme? Perché io e lei corriamo insieme! Scarpa promossa a livello di corsa in strada, poi invece pista bianca e soprattutto
sulla sabbia forse sarebbe stato meglio utilizzare qualcos'altro. Comunque, se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale. Voi nel frattempo stay strong, keep running. Nei prossimi giorni ulteriori video, e soprattutto vi racconterò i miei prossimi allenamenti. Ciao, ci vediamo alla prossima. Io, come al solito, vado a dar da mangiare al coniglio e poi vado in Belgio per una settimana. Ciao.